Sul tavolo servizi delle città, trasporti, acqua, rifiuti, abbiamo iniziato a ragionare partendo da una domanda. Che cosa c'è oggi di comune in comune? Cioè oggi un'amministrazione comunale, un ente locale, ci sembra più essere stata ridotta a una mera stazione appaltante di servizi da esternalizzare. E a noi sembra che questo non sia il ruolo appropriato di un ente che dovrebbe in realtà gestire direttamente dei servizi, gestirli direttamente in modo partecipato e democratico. E di fronte a questo, in questo ragionamento emerge subito come in questi anni sia stato costruito un quadro legislativo fatto di patto di stabilità interno, di blocco del turnover, di rapporto fra spesa corrente e spesa del personale che impedisce margini di manovra ad amministrazioni e amministratori per poter internalizzare questi servizi e fornirli, renderli veramente dei beni comuni e renderli disponibili alla città, erogandoli appunto direttamente. Allora il primo punto di discussione che è stato affrontato è come uscire da questa logica, che è praticamente uscire dalla logica delle compatibilità. Noi non pensiamo che occorra fuoriuscire e rompere questa gabbia di compatibilità e per questo un primo punto che emerge dalla discussione è la volontà di fare una campagna comunicativa all'esterno, quindi tra i cittadini, per renderli consapevoli che oggi effettivamente la volontà popolare, quella dei referendum, è stata espropriata e tutta una serie di iniziative sono sostanzialmente precluse. Un secondo punto che abbiamo affrontato è l'istituzionalizzazione della partecipazione democratica per quanto concerne l'erogazione dei servizi. Istituzionalizzazione che deve avvenire attraverso l'istituzione di tavoli di partecipazione in cui le amministrazioni locali si debbono confrontare con i cittadini, i quali debbono poter valutare l'operato, proporre, rilevare criticità, cioè scardinare anche molto spesso le forme clientelari, le forme diciamo patologiche di gestione del pubblico attraverso appunto l'istituto della partecipazione democratica e la partecipazione dei cittadini. Anche questo è un punto che vogliamo ottenere. Sull'acqua, sui rifiuti e sui trasporti, soprattutto su acqua e rifiuti, adesione appunto alle campagne lanciate dai movimenti per l'acqua e della legge Rifiuti Zero e cercare appunto di, anche lì appunto attraverso questi tavoli, di riportare la partecipazione e soprattutto portare delle mozioni, ad esempio sull'acqua, quella che lega il minimo vitale garantito, i 50 litri garantiti a tutti, che è un modo per poter quindi fermare quella mercificazione dell'acqua che molto spesso ha come effetto il distacco. L'utente che non ha più la possibilità di pagare l'acqua, quindi l'acqua come merce, c'è un distacco e quindi in questo senso una campagna che possa bloccarli. Lo stesso sui rifiuti zero, anche in questo caso adesione alla rete Rifiuti Zero, una campagna contro gli inceneritori e una possibilità di arrivare a studiare una tariffazione puntuale che consenta ai cittadini di orientarne sia il consumo e sia effettivamente premiare i comportamenti virtuosi appunto dei cittadini. In definitiva una campagna che vuole delle emozioni e tutta una serie di interventi per riappropriarci dei beni comuni, riportarli all'interno del comune, riportarli sotto la sfera pubblica, ma una sfera pubblica partecipata dai cittadini per renderla democratica.